Alberico Lemme, noto come il dietologo, ma non lo è, dei VIP, ha sconvolto l'intera casa del Grande Fratello 16. L'ormai famoso farmacista, salito alla ribalta del mondo dello spettacolo grazie alla sua filosofia alimentare e alle numerosissime ospitate nei programmi condotti da Barbara D'Urso, ha spesso etichettato le donne in sovrappeso con offese gratuite quali testa di donna e ciccione. Ma al Grande Fratello si è addirittura superato punto Grande Fratello, l'annuncio di Barbara D'Urso, un richiamo ufficiale per Alberico Lemme. Alberico Lemme, infatti, è arrivato perfino al punto di pronunciare la frase "se i miei figli dovessero morire non mi importerebbe nulla". Frase che ovviamente ha scatenato le critiche sia dei coinquilini, soprattutto Valentina Vignali, sia degli spettatori. Ma non solo, le parole del farmacista non sono piaciute neanche a Canale 5, Mediaset, e alla casa di produzione, Endemol, del reality show. Ebbene, nel corso dell'ultima puntata di Live Non è la D'Urso, Barbara D'Urso ha annunciato che nel corso di questa giornata, 18 aprile, il Grande Fratello recapiterà ad Alberico Lemme un richiamo ufficiale. GF16, Barbara D'Urso pubblica i record di ascolti ma scoppia subito la polemica. La puntata di lunedì sera del Grande Fratello 16 ha registrato un livello di ascolti davvero molto entusiasmante. La conduttrice Barbara D'Urso non ha potuto, ovviamente, evitare di spiattellarlo ai 4:20. Come è solita fare dopo un successo, la conduttrice ha pubblicato su Instagram i risultati della serata. I dati sono stati accompagnati da una foto quasi faraonica di lei di Cologno con addosso quello sfavillante abito nero pieno di piume. I dati fanno riferimento al 17% di share con picchi di 4 milioni di spettatori. Il pubblico da casa, però, non ha potuto fare a meno di sollevare una grossa polemica contro la conduttrice e contro Mediaset in generale. Critiche contro il GF per essere andato in onda nonostante il disastro a Notre Dame. Come tutti sapranno, infatti, nel giorno in cui è andato in onda il Grande Fratello, si è verificato anche il disastro di Notre Dame. La cattedrale più famosa d'Europa è andata a fuoco rischiando di cancellare per sempre più di 800 anni di storia. Molti telespettatori, dunque, si sono assolutamente indignati per le scelte effettuate da Mediaset. La maggior parte delle persone, non solo ha reputato inopportuno mandare in onda il reality show, ma ha reputato inappropriato anche il comportamento della conduttrice e il suo abbigliamento. Grande Fratello, Barbara D'Urso criticata, vergognati! Al di sotto della foto pubblicata dalla conduttrice in cui sono immortalati i risultati della seconda serata del Grande Fratello, infatti, hanno incominciato a diffondersi una serie di insulti e critiche, sia rivolti alla conduttrice che alla rete. Quello maggiormente degno di nota è il seguente: vergognati tu e i media se ti avete portato avanti questo spettacolo squallido nonostante quello che stava accadendo a Parigi.